Per la seconda volta in tre mesi il Parlamento brasiliano salva dai giudici il presidente Michel Temer. La maggioranza ha impedito che l'opposizione ottenesse l'autorizzazione per la Corte Suprema ad analizzare le accuse di corruzione formulate dalla Procura Generale a carico del capo dello Stato, accusato di corruzione, ostruzione alla giustizia, partecipazione in associazione a delinquere. Una giornata di voto al cardiopalma resa ancora più tesa dalla notizia che Temer veniva ricoverato. L'opposizione ha denunciato una manovra per rinviare la decisione cruciale per il suo mandato. Temer, 77 anni, è invece stato trattato rapidamente per un problema urologico. Ora ha la via libera per mettere a punto le misure d'austerità chieste dalle elite economiche del paese, ma nel 2018, con la fine del mandato, scadrà anche la sua immunità